manco tu mi puoi aiutare, manco tu. Non è possibile. Andiamo a Lourdes, ragazzi. Fantacaccio, YouTubers. Quarta giornata. C'era Scarsen al centro del mistino. Potete immaginare come andava da dentro. Non è possibile. Non è possibile. Partiamo da lui. Lui Silvestri contro la Fiorentina, fucking shit. 6 e mezzo più 1, 7 e mezzo. Pazzesco, pazzesco. Da lì ho capito che potevo andare in quel modo atroce. Milinkovic non gioca. Entra Pecao, 6 e mezzo, pazzesco. Parisi 7, 3-4-3, 3-4-3, Parisi 7. Dodò non gioca ed entra Vasquez, 5 e mezzo, Monito 5. Centrocampo a 4. Non è possibile, una bella assist di Pellegrini 7 più 1, 8, ma dai, l'altra tripletta di Cupo Manners, la tripletta di Cupo Manners, ci rendiamo conto, 8 più 9, 17, pazzesco, la prima tripletta in Serie A. Ovviamente contro di me, ovviamente. Poi Ederson 5 e Zielinski 6. Possimo in attacco. Te possimo in attacco. Okereke. Ha segnato Okereke. 6 e mezzo più 3, 9 e mezzo. Beto. Beto che era andato a segno col Monza, va a segno anche contro la Fiorentina, anzi fa il gol vittoria dell'1-0, 6 e mezzo più 3, 9 e mezzo, e Bonazzoli 6. Filippo ha fatto 87 punti, 4 gol. Arsenal, Rui Patricio 6, clean sheet 7, difesa 4, Smalling 6 e mezzo, non capisco perché non abbiano dato 7, ma poco cambia. Bastoni si è rotto, Bastoni si è rotto, aveva fatto il turnover. Inzaghi aveva fatto gioca di Marco in allenamento, si è rotto, porca troia. Al suo posto entra Faraoni perché Atebur era sottomercato, ma a quanto pare rimane all'Atalanta, non lo so, non lo voglio sapere. Faraoni 5 e mezzo, Monito 5, chiudiamo tutto Beppe. Chiudiamo tutto e non andiamo a Berlino oggi. Non andiamo a Berlino. Perché anche Di Lorenzo prende 5 e mezzo contro Lecce, contro il. E Quadrado prende solo 6. Prende solo 6. Porco. Porco.
centrocampo a 4. Non davano Brozovic titolare, allora ho messo McKennie, ma Brozovic ho messo in panca. Ho messo Colpani senza vuoto, Henderson 5 e mezzo. Vabbè. E Brozovic aveva preso 6 e mezzo, poco bene, poco male. Gli altri tre sono frattesi, 6 e mezzo, Ammonito 6, peccato. L'Hassana Koulibaly 7. 7, l'unica nota positiva della giornata. 7, insieme a Candreva, 6 e mezzo. Pazzesco. Attacca a 2, l'avessi mai fatto. L'avessi mai fatto, ragazzi. Zapata 5 e mezzo, si è rotto. Si è rotto, ragazzi. Si è rotto. Non è possibile. E Pedrito 6. Quando ha fatto Scarsen 66 e mezzo, un gol, perdiamo di nuovo 6. 4 partite, 3 sconfitte. Mamma mia, meno male che oggi c'è questa riparazione. Porca, cambio tutto, vediamo chi prendere. Ma sicuramente un big va via, un big in attacco va via e non è Lukaku, ragazzi. Mamma mia, mamma, lasciamo perdere, scarso 1, c'è altro in Steam 4, ma andiamo a vedere calendario, vai, scempio, scempio degli scempi. Real Madrid Mamba FC 1-1. Ale arriva a mezzo conto della vittoria, non si è capito così se come abbia fatto a prendere voto, fatto sta che a fanculo Gianentus 2-0, il povero Gian non aveva schierato la panchina e ha giocato in 8. Toccato. Yaya Torre, il partito delinquente finisce 2-2, una grande sfida. Buscarsi una bella. Sommerso di gol da Filippo. La classifica dice che siamo ancora settimi. Per fortuna siamo ancora settimi, ma a fanculo è primo. Si ritrova di nuovo primo in concomitanza con MBFC e il partito delinquenti a 7 punti. Certroni Steam da solo a 6 punti, quarto. In concomitanza quinto e sesto posto, Real Madrid e Yaya Torre a 5, Skarsgård a 3 punti, penultimo, e Gialentos, ultimo a 2 punti. Paradossalmente possiamo ancora farcela, incredibile, possiamo ancora farcela, pazzesco, pazzesco, mamma mia, mamma mia. Andiamo a vedere il prossimo avversario, ragazzi, è proprio Gialla. Ma poi c'è la fanculo di Leon contro Davi. Incredibile, Real Madrid. C'è Ale contro Vitto e c'è Jeremy contro Filippo. Quindi per questa smadonnata lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Non è possibile, non è possibile, devo andare a Lourdes perché oltre a Lukaku si fa male bastoni, si fa male Zapata, ma quello non è un problema perché poi lo vedrete nella prossima giornata, sperando che riesco a prendere un degno sostituto. E quindi ci mancava solo che si faceva male, non so, Faraone, no, per dirne uno. In più a centrocampo c'è l'infortunio di Traoré che sta per recuperare, ma ancora un mesetto. Incredibile, ma non lo svincolerò. E allora, ragazzi, qui da me è tutto. Andiamo a Lourdes. Andiamo a Lourdes. E puntare sulla sana Koulibaly e Candreva è tutto dire per questo centrocampo che comunque regge. Anche senza Brozovic, prendendo i voti. Ma Brozovic è indispensabile. E farò piccoli ritocchi a centrocampo.
Ma comunque importante, importante. E anche in difesa. Pazzesco, pazzesco. Basta, basta, basta.